con Elastic Color puoi creare quello che vuoi. Collane, bracciali, anelli mondiali. Elastic Color. Facili da fare, strabelli da indossare. Elastic Color. La moda fai da te. Color. Posizioniamo il telaio con i piali rivolti verso l'alto. Poi prendiamo 5 elastici azzurri, 5 rosa, 5 verdi, 5 viola, 5 rossi, 5 bianchi, 6 neri e 8 gialli. Posiziono il primo elastico azzurro dal piolo centrale a quello di sinistra. Prendo il secondo elastico azzurro, lo posiziono dal piolo centrale a quello sopra. Terzo elastico azzurro dal piolo centrale a quello di destra. Il quarto elastico azzurro dal piolo di sinistra a quello centrale. E l'ultimo elastico azzurro dal piolo di destra a quello centrale. Poi prendiamo un elastico giallo, lo posiziono dal piolo centrale a quello sopra. Prendo un elastico nero, lo posiziono dal piolo di sinistra a quello di destra, intrecciandolo sopra quello giallo. Faccio la stessa cosa fino alla fine del telaio. Parto con l'elastico rosa e lo posiziono sempre dal piolo centrale al piolo di sinistra. E dal piolo centrale al piolo superiore. Dal piolo centrale a quello di destra, così come ho fatto con gli elastici azzurri, seguendo sempre lo stesso schema. Mi aiuto spingendo leggermente gli elastici verso il basso con le dita. Prendo sempre un elastico giallo ed uno nero, fino alla fine. Faccio sempre la stessa operazione, anche con gli elastici bianchi, posizionando gli elastici in modo da formare una specie di rombo. Prendo l'ultimo elastico giallo, lo posiziono sempre come gli altri, e quello nero intrecciando l'elastico giallo. Questo sarà il mio risultato finale della posa. Raccolta. Giro il mio telaio, prendo l'uncinetto e incomincio a raccogliere i miei elastici. Parto dal primo elastico giallo e lo aggancio al piolo superiore. Entro dentro al piolo ed ecco fatto. Prendo il primo elastico nero, lo aggancio al piolo centrale, stando bene attenta che gli elastici non si sgancino dai pioli. E così anche dall'altra parte. Mi aiuto con le dita spingendo leggermente in basso gli elastici. Prendo il primo elastico bianco sopra. Lo sfilo dal piolo e lo aggancio al piolo di sinistra. Entro dentro il piolo, sgancio il secondo elastico bianco e lo aggancio al piolo di destra. Prendo l'elastico bianco e lo aggancio al piolo superiore. Dal piolo di sinistra vado dentro e prendo l'elastico bianco e lo aggancio sempre al piolo centrale. Stessa cosa dall'altra parte. Devo agganciare tutti gli elastici al piolo centrale. Faccio la stessa cosa fino alla fine. Ripeto l'operazione, vado dentro al piolo
l'elastico giallo lo posiziono sul piolo superiore. Stessa cosa come ho fatto prima, prendo l'elastico nero e lo aggancio al piolo centrale. Stessa cosa dall'altra parte. Mi aiuto sempre con le dita spingendo gli elastici verso il basso. Stessa operazione, prendo l'elastico rosso e lo aggancio al piolo di sinistra. Vado sempre dentro al piolo, aggancio l'elastico al piolo di destra e stessa cosa, aggancio l'elastico rosso al piolo centrale. Seguo sempre le stesse mosse per tutti gli elastici. Prendo sempre il mio elastico giallo, l'aggancio al piolo superiore e l'elastico nero sempre al piolo centrale. Faccio l'ultima operazione con gli elastici azzurri, prima quello di sinistra, poi quello di destra. Quello al centro e dal piolo di sinistra sempre al piolo centrale. Questo sarà il mio risultato. Stacca il tuo bracciale. Prendo un elastico giallo rimasto, aiutandomi con le dita e con l'uncinetto, infilo l'elastico negli ultimi elastici azzurri e faccio una specie di nodo. E da qui comincio a staccare il mio bracciale dal telaio. Aiutatevi sempre con le dita perché in questo caso ho molti elastici, quindi l'operazione diventa più facile. Ed eccolo. Per chiuderlo, prendo di nuovo un elastico, lo passo nell'ultimo e faccio una specie di nodo. Se volete allungare il vostro bracciale, basta aggiungere sempre più elastici. Prendo una clip. Infilo l'elastico e poi chiudo il tutto ed ecco il mio braccialetto.